primo passo per accedere a Jamboard è sicuramente scaricare l'applicazione. Quindi andiamo sul nostro Play Store, andiamo a cercare Jamboard e clicchiamo su Installa. Una volta che il programma è stato scaricato, possiamo cliccare su Apri. Questa è la visualizzazione iniziale che abbiamo non appena entriamo all'interno dell'applicazione. Quando andremo a creare le varie gem, le troveremo situate all'interno di questo spazio. Clicchiamo su Più, andiamo così ad aprire una nuova gem. Come possiamo vedere, la visualizzazione è molto simile a quella vista con la versione desktop. Qui al centro abbiamo il nostro foglio, in alto abbiamo la possibilità di aggiungere fogli eventualmente. E possiamo, cliccando sui tre puntini, creare una copia della nostra gem, rinominarla, cancellarla, aggiungere persone per effettuare una condivisione, quindi una collaborazione con altri, condividere la gem in formato PDF oppure come immagine ed inviarla poi attraverso la posta elettronica. In basso invece abbiamo i nostri pulsanti di annulla e ripristina e poi i vari strumenti che ci permettono di creare la gem. Cliccando sul primo, che è la penna, abbiamo la possibilità di scegliere il tipo di strumento con cui scrivere, quindi penna, evidenziatore, pennarello, pennello, il colore e, come possiamo vedere, abbiamo anche altri strumenti come la possibilità di scrivere a mano e poi trasformarlo in un testo tipico del formato digitale. Abbiamo la possibilità di disegnare forme geometriche e di fare disegni in generale che vengono poi appunto trasformati. Abbiamo poi il nostro pulsante di gomma, il pulsante che ci permette di selezionare e il pulsante che ci permette di puntare e quindi di indicare ciò di cui stiamo parlando. Con il pulsante più invece abbiamo la possibilità di inserire delle note, delle immagini, dei file di Drive che sono già stati archiviati, di scattare una foto, realizzare un video, di inserirlo direttamente nella gem, di andare ad inserire immagini già archiviate nel nostro tablet o nel nostro smartphone e infine inserire degli stickers. Vediamo un pochino come funziona. Allora, creiamo una nota. Immaginiamo di voler realizzare una lezione che parli dei poeti italiani dell'Ottocento. Quindi mettiamo questa sorta di titolo e andiamo poi ad inserire i nomi di alcuni poeti. Spostiamo poi le note dove desideriamo. Possiamo naturalmente poi spostare ulteriormente le nostre note, ma anche le immagini che andiamo ad inserire, selezionando, utilizzando il pulsante selezione, ma poi lo vedremo meglio. Una volta che abbiamo inserito le nostre note, possiamo andare per esempio a completare inserendo delle immagini. Quindi le andiamo a cercare direttamente utilizzando lo strumento, ecco qui la nostra immagine relativa a Leopardi, che posizioniamo poi immediatamente sotto. Andiamo a dare un nome alla nostra gemma ed ecco qui la nostra gemma, questa è semplicemente una bozza, dove possiamo lavorare ulteriormente, condividerla e mostrarla in aula.